intercettazione. Serve eliminare gli abusi. Serve eliminare gli abusi. Ma il garante della privacy, ha informato che da quando è entrata in vigore l'ultima normativa gli abusi sono zero. Allora, l'ultima normativa, aiutami, qual è? Quella Orlando, è entrata in vigore. Il presidente del Consiglio? Gentiloni. Dicendo, Gentiloni 2017. Gentiloni, mettiamo, in realtà no, tecnicamente sì. La riforma nostra che poi col decreto glielo chiedo perché lei anche ieri ha manifestato sostegno nei confronti di Nordio. Il punto centrale è che nessuno ha il coraggio di dire che aver strumentalizzato la vicenda di Messina Denaro solo per l'esigenza più o meno comprensibile politicamente di attaccare Nordio è, a mio giudizio, un atto profondamente ingiusto. Quindi io dico che sono dalla parte di Nordio. Nordio non è solo liberale, è una persona libera. Nordio ha ragione. Intercettazioni. Bisogna eliminare. Cosa bisogna eliminare? L'abuso sulle intercettazioni. Ed evitare le gogne mediatiche. Le gogne mediatiche. Bravo. Bene. Hai imparato, quindi, bene, hai sentito tante volte ripetere da noi. Da quando è entrata in vigore l'ultima normativa, 1 settembre 2020, quanti sono stati gli abusi? Io so solo che se anche fossero stato uno, non si pubblicano quelle intercettazioni. Sa qual è il problema? Che ieri il garante della privacy è andato in Senato nell'audizione conoscitiva sulle intercettazioni e ha detto che non ci sono abusi. Che gli abusi sono zero. Allora va bene, viva il garante della privacy. Allora di che cosa parlate? Di quale intervento parla il centrodestra? Sa quante sono le intercettazioni fatte? Quante sono? Nel 2021, quante persone? No, lei lo sa? Non è venuto da noi ed è al Senato, quindi. Ma lo dica lei che così ci aiutiamo. 94.000 persone. Quanti sono gli utilizzi dei Trojan l'anno scorso? Me lo dica. Il 3%. Sono 2.800. Ma le posso dire una cosa? La tutela della libertà vede personale... Un'emergenza? No, scusi, vede un'emergenza? Ma lei, le faccio su io, cui intervenire? Le faccio, per me anche se fosse una... abuso e abbiamo detto che fosse, sono no, zero no se anche fosse uno e lei, sono zero se subisse un abuso delle intercettazioni dell'utilizzo del Trojan la sua vita personale riterrebbe che questo sia grave oppure no? Posso rispondere? Grave. Se una non mi risponda se, che sono nulla da temere se un po' dico. Se un poliziotto fa un abuso nell'uso della pistola togliete le pistole a tutti i poliziotti? No. Però la pistola è uno strumento fondamentale, le intercettazioni sono uno degli strumenti, non è che sono l'unico strumento, anche perché sennò l'attività investigativa, lei sa meglio di me, si svolge anche attraverso tanti strumenti che si mettono insieme. Quindi a parte il fatto che poi nessuno... Cioè le frodi toglie, fiscali io non voglio togliere con la, la lente di ingrandimento di Sherlock Holmes. Da quando è entrata in vigore l'ultima legge Orlando Bonafede, 1 settembre 2020, quanti sono gli abusi? Beh, non li ho contati. Ci sono, sicuramente ci saranno. Il garante della privacy ha detto ieri in Senato le violazioni sono zero, nessuna violazione. Quindi la legge funziona o no? Questo è quello che dice il garante della privacy. Secondo noi la legge non funziona. Conosce altri abusi lei? Ma l'ultima l'abbiamo visto nel caso Zaia. Sono atti depositati, no, non sono abusi. Ma sono atti pubblici. La lagogna mediatica, anche gente che non è inquisita. Sono atti pubblici e quella, diciamo, era una notizia di interesse. La privacy è una cosa, gli atti pubblici sono un'altra cosa. L'atto il garante pubblico, della privacy dice che non pubblico, ci sono violazioni. Ma il garante della privacy può dire tutto quello che vuole. Se voi non fate gogna mediatica... Gogna mediatica. Se voi non utilizzate le intercettazioni, cioè, per fare gogna mediatica, per voi il problema non si pone. Okay. Poi se qualcuno che si diverte a pubblicare quello cosa ha fatto una persona non indagata con la fidanzata piuttosto che con la moglie, se è andato in bagno, se non è andato in bagno, a me non interessa sapere. Sono questo. Esempi che non sono accaduti negli ultimi tre anni, quelli sapere, che lei cita non sono accaduti. Mi scusi, ma se non sono accaduti, se si rafforza ancora di più, allora è ancora meglio, no? Se non sono accaduti, continueranno a non accadere. No, forse la legge... Ma lei vuole mettere la gogna persone? Mi sta facendo una domanda, sto provando a rispondere. Sì. Che forse la legge in vigore funziona. Bene, funziona, secondo noi funziona ancora male. La dobbiamo rafforzare e metterla, implementarla ancora di più. E raggiungiamo un obiettivo che secondo me anche lei dovrebbe essere felice, a meno che lei vuole utilizzare le intercettazioni per fare gogna mediatica. Non credo che sia il suo caso, no? Va bene così, grazie. Se non è il suo caso, lei deve stare tranquillo. Grazie. Quindi mille. Le intercettazioni si fanno, evitiamo la gogna mediatica. Grazie a che lei. Non c'è. Arrivederci. Questo lo dice lei. No, se lo dice il garante della privacy. Allora andiamoci a guardare i giornali e vediamo se non c'è. Lo dice il garante della privacy. Andiamoci a guardare, compreso quello vostro. Governo e maggioranza.
ci avete fatto una testa tanto sugli abusi, va il garante della privacy in commissione sull'indagine conoscitiva sulle intercettazioni, dice: da quando è entrata in vigore l'ultimo, l'ultima, diciamo, normativa, dal 1 settembre 2020, non ci sono stati abusi di cui lui è a conoscenza. L'orientamento del governo è quello del divieto di pubblicazione integrale delle ordinanze cautelari. Domanda nociva: non c'è nessun orientamento. Le dichiarazioni programmatiche di Carlo Nordio, che noi condividiamo, e poi il tema, ora c'è lo svolgimento, mi auguro presto, ma sullo svolgimento non ci sono indicazioni se non quelle costituzionali: equilibrio, la presunzione di non colpevolezza, giusto processo, di ragionevole durata, diritto di cronaca, diritto alla riservatezza e ovviamente il diritto alle indagini, tutte insieme ma con equilibrio.